Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Rainbow Six! E dall'ultima partita che ho fatto io personalmente su questo gioco è passato più di un mese, quindi io non mi ricordo più un tubo e tra l'altro hanno fatto degli aggiornamenti incredibilmente sgravi che hanno reso dei personaggi molto più potenti rispetto ad altri. E quindi spero di ricordarmi come si gioca e spero soprattutto di essere investita da dei personaggi che ora sono totalmente OP rispetto agli altri. Comunque, volevo farvi vedere alla fine gli operatori che ho sbloccato. Ne ho comprati tanti nuovi dall'ultimo video e oggi ne andremo a vedere qualcuno. I più nuovi che ho preso sono Frost con la tagliola al tappeto trappola, Jäger con la difesa antibombe, diciamo così, Glaz con i mirini, con i vari cecchini e cose varie, e Twitch con il robottino stordente. Glaz in realtà ora è stato modificato ed è tipo Dio, ha un cecchino che gli rende i nemici fotonici e tutti gli altri personaggi sono proprio invisibili, sia che siano ostaggi che siano alleati non si vedono, cioè quel cecchino lì funziona in modo mistico e rende visibili soltanto i nemici, li fa diventare fotonici proprio. Comunque questi sono i vari operatori che ho. Gli altri li avete già visti più o meno tutti, ve li ho già mostrati, credo. Forse anche Cap è nuovo, non so se ve l'ho mostrato. Gli altri sono sempre i soliti. Oggi andremo a provare un po' di cose nuove e soprattutto voglio cercare di fare questa sfida. Ho una sfida che mi richiede di fare... Dove sta? Ecco qua, devo finire una partita con 4500 di punteggio finale. Questo è il mio scopo, ragazzi, questo è il mio scopo di oggi. Vediamo di farlo, vai! E la mappa è grattacielo. Qua Glaz non serve a un tubo però, porcaccia, volevo provarlo. Va bene, allora andremo di Jäger, vai. Col pompa... No, il pompazzo non mai. Ok, vai. Dai, su, rookie, muoviti. Come on, rookie, come on. Tenga you. Barricate la stanza. Dobbiamo Che cacchio è successo qua? Cosa diavolo è appena successo? È esploso un... Cosa sta succedendo? Allora, io devo trovare posti interessanti per piazzare innanzitutto questo. Prima di tutto ci barrichiamo per bene. Ah. Mamma mia, cosa succede qua? Oh! La vedo bella. No, ma questa partita finirà bene. In questo momento ringraziamo tutti insieme i server Ubisoft per far così schifo. Grazie, Yubi. Grazie. Metterò uno qui. Siamo a 5 secondi. Fortifichiamo di qua. Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Questa partita finirà alla grande. Tiè. Piazziamo uno. Lè. Le granate ormai non sono più. E l'altro. Yeah, qualcuno rompa sto robottino, ma ha già scassato le balle. Ottimo. Bene. Ma non c'è il muro. Ma chi è il disgraziato? Disgraziati, perché non avete messo la porta? C'è uno qua che viaggia, lo sento, eccolo. Quella porta lì mancante mi sta mettendo un'ansia. L'ultimo nemico rimasto. Non vedo un tubo, grazie. Però posso approfittarne. Ok. È di sopra. Sarà fuori adesso o sarà dentro? Ma... Me la rischio, vai. Dove diavolo è?
Visto. Preso. Scusate se sono più silenziosa del solito, ma sono più tesa del solito, perché lo sento diverso questo gioco, non capisco, anche il mirino mi dà un'impressione differente, non vorrei che abbiano ritoccato anche delle proporzioni, non ne ho idea. Io non li leggo gli aggiornamenti, generalmente li sperimento sul campo e va a finire malissimo, però vabbè. Glaz, no, Glaz qui è, no, Glaz qui mai. Twitch, vai, vi faccio vedere Twitch. Twitch non l'ho ancora provata, veramente poco in realtà, ho provato solo quest'arma, quindi ha un fucile e un'arma a colpo singolo, che fa un danno abbastanza alto perché fa il doppio di questa, però è particolare da utilizzare. Io su questo gioco armi a colpo singolo non ne ho ancora usate, come avete potuto constatare quando vedo il nemico tendo a sparare la raffica, quindi con Glaz farò un po' fatica perché ha solo un fucile di precisione con un a colpo singolo. Ah, mi piacciono i cecchini, quindi voglio imparare ad usarlo, però ho un po' paura di fare figuracce immense. Dovete trovare il contenitore di bioriettile. Ok, una cosa brutta che ho scoperto giocando la povera Twitch è che il suo robottino è handicappato e non salta, poverino. Probabilmente perché pesa tonnellate, però può sparare, quindi ok. Il problema è che ce lo romperanno velocemente. Ti avevo sentito piazzare roba. Uissa! Uissa! No, una mira orribile. Qualcuno l'ho preso. Non l'ho preso. Scappo. Non l'ho preso. Lo sapevo. Devi imparare ad utilizzarla meglio, Twitch. Che va a finire che me lo spaccano sempre il robottino, pattume. Io ho una mira orribile, tra l'altro, con lui. E queste cose non le potrei fare, però. Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo. Ok. Allora, piano, lasciamoli. Ecco, lo sapevo, io lo sapevo, lo sapevo. Sponchillano. Sta mappa sponchillano come non mai. Ma muori, dannato. Cazzo di pattume. Io odio gli spawn killer. Io odio gli spawn killer. Esci? Dai! Che miseria, sei stato fortunato, sei stato. Metti di nuovo fuori la testa, dannato. Te la sforacchio tu. Mi sono incastratissima. E ha ragione questo che insulta in chat. Perché devi rovinare la partita 1 sul nascere? Sei un vigliacco. Basta. E io li odio i vigliacchi. E li punisco. Se riesco, ovviamente. Se no mi puniscono male a me. È così. Dai. Qualcun altro vuole venire fuori? Io ho fatti fuori tutti io, guardate. Vi ho seccato tutti. Qualcun altro vuole venire a fare spawn kill? Sono qui che vi aspetto, guarda. Sono qui che vi aspetto. Non c'è problema di andare in attacco. Ci vengono loro ad attaccare. Non c'è problema di andare avanti. Non serve. Ci vengono loro a farsi suicidare male, sti cretini. Posso? Ok. Cacchio, è sopravvissuta proprio Caveira, dannazione. Tutta la gente che poteva sopravvivere, Faccio una pazzia, lo so. Non ho centrato la finestra, faccio schifo. Beh, allora a sto punto mi nascondo pure. Tanto che non ho centrato la finestra, no? Tanto vale. Ho una mira orribile con questo robottino da nazione. È orribile. Ecco, così è come non si gioca in difesa su Rainbow Six. Mai, non dovete farlo mai. Non andate mai a fare spawn kill. Perché se trovate la persona che vi odia come me, vi aspetta e vi devasta l'esistenza. Io odio gli spawn killer. Ecco, una cosa che non sopporto. Perché non devi permettere alla gente di giocare? Sei un vigliacco. Sei un vigliacco. E vai punito come niente mai nell'esistenza. Devi proprio soffrire male. Intanto ragazzi ho preso Frosty, che è quella nuova che ho sbloccato con le tagliole per gli orsi. Andremo a caccia di grossi orsi siberiani. Solo i giocatori di Overwatch potranno capire questa bellissima cheat. Dobbiamo proteggere il contenitore. Ok, allora, prima cosa piazziamo il trappolozzi per i grossi orsi siberiani sotto le finestre. Così se per caso saltano dentro hanno le sorpresozze. Poi mettiamo qua un po' di rinforzi.
Ok, vedete che ho... al posto della granata ho, diciamo, la piastra di ferro. Ora vi faccio vedere cosa si fa di bello con la piastra di ferro. Mamma mia, hai rischiato la vita tu. Hai rischiato tantissimo la vita. Ancora 10 secondi. Era altezza headshot quella roba lì. Ok, no, io volevo... volevo piazzare... cosa, dove, chi, quando, perché. Ok, vabbè, la piazzerò qua. Volevo piazzare giù il... la piastra di ferro, ma la piazzerò da un'altra parte. No, aspetta, così. Vado fuori io. Faccio l'Highlander. Porca la paletta! Ah, madò, credevo mi avessero rotto un vetro da parte. Sì, una finestra. Ma allora siete cretini, porcaccia. Ok, mi aspetto qua. Salve. Piccoline in posizione. Piccole in posizione. Che stai rompendo tu? Non mi capire. Pattume. Sono in un posto orribile, ho scelto un posto orribile, morirò malamente. Cosa stai facendo, cretino? No, vado, lo sapevo, l'ho anche colpito, pattume, l'ho sentito e l'ho colpito. Ah, proprio non ha sentito niente lui. Bello. Dai, io ragazzi, sono tutti qua fuori. Non capisco se è gente nuova o se proprio non gliene frega un tubo che li stia taggando, perché... cioè, ti viene segnalato quando ti segnalano. Quindi generalmente ti giri e rompi la telecamera se sai dov'è. Se la sta facendo addosso. Guardate come si muove compulsivamente. Se la sta facendo brutalmente addosso. Spara nel muro? È lì. Becille. L'ultimo nemico rimasto. Io continuo a taggarvi. Finché non mi segnate. Dai, uccidilo, uccidilo, uccidila. No, si è fatto uccidere. Ah, ok. Madonna, mi è venuto un colpo. Sei ore che gli taggo la gente. Beh, è stato bravo, ma l'ho aiutato tanto. Glieli ho segnalati tutti per mezz'ora. Dai, non è andata male, però, per essere una delle prime partite che faccio dopo mesi che non gioco. Con degli operatori che ho usato pochissimo. Ho fatto un 6-1, dai, ottimo. Sono... dai, 3600, devo fare 4500, non ce la farò mai. Io non lo so perché mi ostino a fare queste schermate finali, perché YouTube mi ha ucciso le annotazioni, quindi non servono più a nulla potenzialmente. Però mi piacciono, è bello mettere qualche spezzone di partita che non vedrete mai probabilmente, oppure qualche azione epica fatta in passato. Tanto che c'è la playlist voi lo sapete, quindi se volete andare, andate. Vi ricordo come sempre di lasciarmi un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, che Messi ci tiene. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.